Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio fare un nuovo upgrade a posteriore della mia macchina in quanto, come avrete notato, la mia Mito ha i dettagli gialli. Avendo i dettagli gialli sull'anteriore e dentro la macchina, volevo riportare qualcosa anche sulla parte posteriore. Quindi sono andato su Amazon, ho cercato un po' di cose e ho trovato questo profilo giallo nel mio caso, però ci sono anche di altre colorazioni che potete trovare lì. Le ho visti già applicati su altre Mito, su altre Giuliette, 147, eccetera. Si può applicare su qualsiasi vettura. Il kit, ragazzi, si propone con due profili, questo più lungo per la parte posteriore e questo più corto per la parte anteriore. Ovviamente questo è il kit per la Giulietta, posteriore più anteriore, però ci stanno anche tanti altri kit come solo posteriore o solo anteriore. In questo momento stava a 15 euro questo completo e quindi ho deciso di acquistare questo. Spero che vada bene anche per la Mito, non lo so, se fosse troppo lungo, lo andrò ad accorciare. Oltre i due profili gialli, ritroviamo due pezzette. Per andare a pulire la superficie prima di applicare il profilo. In questo kit ne abbiamo due, se no nel kit solo posteriore e solo anteriore ne troviamo solo una. Oltre a questo abbiamo, diciamo, una piccola introduzione del profilo, dei vari kit che ci sono, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, ho appena visto che il profilo dovrebbe bastare per tutta la lunghezza del dam, quindi che dire, inizio a pulirlo e lo asciugherò per 5 minuti circa e poi applicherò il profilo.
Ragazzi, come potete vedere, adesso sto riprendendo in un altro momento, infatti è un po' tutto zozzo, e ho aspettato una settimana circa per vedere se effettivamente il profilo giallo resistesse alle intemperie, al sole, eccetera. Ovviamente andrebbe testato con un periodo di tempo un po' più lungo, però mi voglio affidare a questa settimana che è stata praticamente perfetto perché non si è mosso di un millimetro. Si è incollato veramente bene, quindi diciamo da questo punto di vista è perfetto. E ho voluto anche aspettare un po' di tempo perché inizialmente non è che mi convincesse al 100%, però devo dire che con il passare dei giorni l'occhio un po' si è abituato a questa visione e niente, mi è piaciuto, mi piace e ce lo lascerò. E poi al massimo quando mi stufo comunque lo tolgo. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto alla mia pagina Instagram. Ciao a tutti!